Bene, ciao. Ciao internet e benvenuto su questo canale. In questo video ti spiego 5 semplici passaggi per iniziare a costruire il proprio futuro. Allora, io ho passato da quando avevo 10 anni, ho sempre fatto karate, poi ho fatto tanti lavori, gli ultimi 10 anni ho lavorato, ho avuto attività, le cose, tutte cose belle. Tutte cose belle, strutturate, ma fatte in modo molto stupido e molto ignorante. Perché sentivo le persone che mi raccontavano delle cose, mi raccontavano come dovevi fare, io poi non ascoltavo, facevo altro, perché poi facevo di testa mia, perché poi magari, alla fine gli anni passano. E quindi la stessa cosa che mi sto dicendo a me stesso, te la dico anche a te. 5 semplici passaggi per iniziare a costruire il tuo futuro. Allora, bene, la prima cosa che possiamo dire è lo studio. Lo studio, sì, lo studio. Ma non lo studio che tu vai a scuola, perdi tempo lì a giocare a Pokémon Go, quello che è. Lo studio vero e proprio, da capire quello che ti piace. Da capire quello che ti piace è trovare persone e corsi che ti insegnano queste cose. A me, per esempio, piace, ho sempre avuto la passione, mi piaceva sempre la fotografia, Mi piacevano i video, mi piaceva questo mondo qua così, ma poi per tanta gente che avevi attorno, magari non l'hai mai studiata. O magari sì, ce l'avevi, magari hai dedicato anche un po' di tempo, ma non ti sei mai informato. E poi gli anni passano. E come ho detto nell'altra occasione, che se tu non insegui i tuoi sogni, ti inseguono loro. Quindi è inutile che fai finta di niente, continua a fare la tua vita perché il concetto sociale che hai attorno qui in Italia, cioè abbiamo proprio questa ignoranza nel tutto deve essere come vogliono gli altri, i genitori che inculcano i figli, che poi i figli si ritrovano a sbatterci la testa o diventano ritardati come genitori o altro. Lo studio, la cosa più banale. Quindi tu trova la tua passione, trova i concetti che ti interessano a te, che ti appassionano, che ti piacciono, perché gli anni e il tempo passerà lo stesso. Poi entra in gioco tutto il concetto del io ho paura di mettermi fuori, io devo fare quello, devo fare quell'altro. Non te ne deve fregare niente, assolutamente. Perché è lo stesso concetto che mi ha fregato a me. Quindi tu prima di tutto devi metterti a studiare, trovare quello che ti piace, dedicare del tempo e portarlo avanti. È molto, molto importante. La routine è trovare ciò che ti piace, trovare un percorso, una qualcosa che funziona, una routine, un percorso di cose che tu fai in modo sistematico, che sia studiare, che sia leggere un libro, che sia fare una determinata cosa, che sia imparare come fare un sito, che sia imparare come montare un video, che sia qualunque altra cosa. Ripetizione, ripetizione e ripetizione. Che in quel modo la nostra mente subconscia si programma. Tipo fai questo video, ne fai uno, ne fai due, ne fai tre, ne fai quattro, ne fai 100. La tua mente si programma a livello subconscio ed impara come fare una cosa a livello automatico. Io, avendo fatto karate, mi sono reso conto in determinate situazioni che quando ti trovavi in determinate situazioni il corpo, la mente andava a reagire in modo automatico, senza pensarci, perché tu ti ritrovavi lì, il corpo bam, scattava e tu eri a posto. Perché a livello subconscio si sono sviluppati dei riflessi, si sviluppano dei movimenti, si sviluppano delle cose che tu ti porti dietro, che tu ti porti dietro e che sono sempre con te. Esecuzione, perché un'idea, uno studio non serve a niente se tu non vai effettivamente a fare, ad eseguire quello che fai. Ad esempio, questo video. Avevo un'idea di fare questo video, di questa cosa qua, ti metti lì davanti, che va bene, che va male, tu ti metti lì e lo fai. Esecuzione, le piccole cose. Ogni giorno deve essere fatta una cosa per portarti avanti. Ti puoi magari trovare una situazione di fare un lavoro che non ti piace, una situazione incastrata, famiglia, le cose, tutte le situazioni, i debiti, le altre cose, ma devi perseguire sempre un piano più grande, un piano più ambizioso, un piano che ti faccia andare alla scintilla, e ogni giorno deve essere fatta una piccola azione che ti porta avanti in quel piano, in quell'esecuzione, in quella cosa che hai in mente.
va fatta assolutamente in modo ossessivo, aggressivo, fanatico, malato, dritto e basta. Eseguire le cose che hai in mente. Negative, ignorant, influence. Che significa, parlato inglese? Negativa, ignorante, influenza. Molto, 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 molto importante. Eliminare tutte le persone che hai attorno che sono negative, che sono pessimiste, che ti fanno venire, che ti vuoi buttare giù da un balcone. Negativa, ignorante, influenza. Tutte le persone che hai attorno, che tu vai avanti, cercheranno di salvarti da questa idea che poi magari puoi avere. Dico, oddio, ho trovato sto video di 5 semplici passaggi per iniziare a costruire il proprio futuro, ma cosa devi fare? Devi cambiare, devi dire? Tutte queste persone che hai attorno, prendi in considerazione che possono essere incapaci, stupidi, e che vogliono solamente trattenere la tua passione e le tue ambizioni perché hanno paura e non sono capaci di vedere ciò che vedi tu. Negativa, ignorante, influenza, fuori dai coglioni, subito. Perché se vuoi fare qualunque cosa nella tua vita, a me mi ha fatto perdere 10 anni di vita questa situazione qua, fuori dai coglioni. Perché ogni persona che tu hai attorno, ogni cosa che tu hai attorno, ti può dare forza o ti può bloccare. Se fino a quel punto a cui sei arrivato, quelle persone non ti hanno mai trasmesso nessuna passione, ma tu sei sempre che li vedi perché sei abituato solo a vederle lì, tu devi capire quello che ti piace, il modo in cui ti piace, e trovare le persone che hanno già quel risultato e andare avanti. Le persone negative, depresse, tutto quelle che non hanno obiettivi, se tu sei una persona che vuole fare qualunque cosa della propria vita, non devono esistere in assoluto modo. E questo aspetto ci porta all'ultima cosa di cui voglio parlare, l'isolamento. L'isolamento è super, mega importante, perché finché tu continui a essere circondato da persone che hai visto fino adesso, che ti buttano giù, che ti fanno cascare cosiddetti a terra quando ti contattano, quando ti mandano il messaggino, quando esci, che poi magari l'altro giorno stavo in giro, allora osservavo, mi piace, mi metto lì, osservo, e vedevi sti ragazzini, insomma ragazzi, che andavano avanti, e quelli che stavano rimasti indietro, la buona parte, due davanti hanno deciso che dovevano andare da una parte e gli altri hanno cominciato a sbuffare dietro, però non hanno detto niente e li hanno seguiti. Quindi che significa? Quelli stanno lì quella sera che magari possono anche starsene per cavoli loro da soli e stavano pure con le ragazze, cioè vabbè, roba assurda. Stando in quella situazione, quelli lì li frulleranno il cervello per i prossimi 10 anni, che non cambieranno nemmeno come cavolo è passato il tempo, e si ritroveranno fregati perché non avranno capito niente, si ritroveranno con un lavoro che non gli piace, si ritroveranno con tutto il macina pepe del mondo in cui ci troviamo, e basta, ed è finita. Quindi isolamento è molto importante, l'ambiente che ti circonda, l'ambiente potenziante, quindi le persone che hanno degli obiettivi, sono molto, molto, molto importanti. Nel buio più pesto, anche il più coraggioso crede in Dio. Quindi se vuoi affrontare un cambiamento, qualunque cambiamento nella tua vita, o isolati o trovati delle persone che ti capiscono o che abbiano dei propri obiettivi simili ai tuoi, o che abbiano almeno delle ambizioni e che riescono a vedere fuori dalla scatola. Nel test IQ c'era un passaggio dove c'erano 6 puntini e tu dovevi disegnare una figura senza mai staccare il dito. L'unico modo per riuscire a disegnare quella figura era quello di uscire fuori dalla scatola. Ed è la stessa cosa che dobbiamo fare con le nostre vite, uscire fuori dalla scatola. Bene, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, metti mi piace, schiaccia quel mi piace, distruggi quel mi piace, come fa Peter McKinnon, mi piace tantissimo, mi metterò a fare i video in inglese, che mi sa che è meglio.
Bene, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, metti mi piace, ci vediamo al prossimo video. Ciao!